Minchia, zio, ma tu quanto sei pettinato? Cappello del prete Giga? Giga, bello qua. Figo, zio, bravo. Ciao ragazzi, bentornati nel nostro canale qui in Chef in Camicia. Oggi ricetta un po' emblematica per noi milanesi, perché sono degli scampi che vengono fatti in questo ristorante a Santa Margherita Ligure, sono super famosi. Si chiamano scampi alla Obatti. Quando sono arrivato qua... Portofino, scusate, Lello, il commenda vero di Chef in Camicia. Sono arrivato qua con l'idea di una ricetta che avevo trovato su internet, ma poi Chef Andrea, in arte spada, mi ha detto, io li facevo al ristorante e la proprietaria aveva rubato la ricetta. Quando facevamo questo piatto, mi ricordo, in cucina, suscitava sempre una certa ilarità tra noi cuochi, perché era sta ricetta strana che vendevamo a 35 euro a piatto. Ma spacca o no? Ragazzi, spacca tutto. Allora, visto che io in realtà non me l'ero per niente studiata questa ricetta e Spada non pensava di girare oggi, la facciamo lo stesso. Fuoco come? Alto, basso? Parte a freddo, quindi intanto spengo pure. Io ti guido. Allora, una cosa che dobbiamo fare è incidere lo scampo. Falle tu, va. Li faccio tutti, mi fa pure lavorare. Piccole dobbiamo zia. Semplicemente tagliare il carapace. Questa è semplicemente un'operazione che ci permette poi, una volta cotto, di aprirli molto facilmente. Gli altri ingredienti che abbiamo sono vinello bianco e poi abbiamo il cognac. Okay. Il cognac che ci serve per dare una bella fiammata finale. Ah, è l'ingrediente segreto, lui. Spiegalo, va. Guarda qua. Questo qua è un estratto di carne, in realtà. La ricetta non si sa, è veramente segreta. Ci andrebbe il fondo bruno. Il fondo bruno è lungo da fare in casa. Si può avere un escamotage con un estratto di carne. Questo poco è di qualità. Dado. Dobbiamo praticamente arrivare circa al livello degli scampi con il nostro liquido. Inizia vado col limone. Vinello bianco. Vediamo. Poi un po' di pepe. L'olio. Ah, l'olio. La signora ci faceva fare su 6 scampi 3 giri d'olio. 1, 2, 3. Estratto di carne. Quanto ne mettiamo così? Mezza punta di cucchiaio. Cheino d'acqua. Acqua. Ok. Fiamma sempre a bomba in sta ricetta. Ma perché si parte da freddo? Teoricamente, partendo da freddo, quel poco di sapore che c'è nei carapaci glielo tiri già fuori. Poi si tolgono gli scampi, perché altrimenti cosa succede? Si stracuociono. Sale niente. Sale niente. Ecco, guarda, già si vede, iniziano a cacciare fuori un po' di schiumetta. E come fa ad essere così segreta da così tanti anni? Se vai via gliela chiedi non te la dico. Ma l'ho capito, ma giustamente. Ma non è vero, ma la cucina è condivisione. Lo so. Come dire. Lo so. Allora noi perché facciamo questi video? Anzi, Obatti, se vuoi venire, se vuoi smentire e dirci la vera ricetta, devi fare una reaction a questo video. Gli scampi adesso li tiriamo via. Sei mai tornato indietro un piatto di questi? Mai, 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 mai. È incredibile questo piatto. Dai, via. Adesso deve semplicemente tirare questa salsa qua. Eccolo qua. È lei? Questo è il colore. Io devo dire la verità, ho fatto la ricetta degli scampi da Obatti, ma non sono mai stato da Obatti. Sai cosa facciamo? Visto che Lello è ricco, no? E sicuramente lui va sempre a Santa Margherita a mangiare gli scampi da Obatti. Adesso prepariamo e glieli facciamo assaggiare. Li facciamo assaggiare, vai. Sì. Tra poco riportare gli scampi dentro. Ciao Lucio, ma tu li hai mai mangiati gli scampi di Obatti? Come quello, eh. Vai, sfiammeggia. Sei sicuro? Sì. Buona, stop. Madonna. Non riusciamo a fiammare. Guarda che spettacolo. Sì. Questa è la cucina degli anni Ottanta. Come li servono da Obatti, tu che ci sei stato? Te li mettono tutti ammassati in un piatto. In piatti lei, maestro, piatto... io ho cucinato. Va bene. Lo faccio così con... No. L'unica cosa che non avrei fatto è riuscito a farla. Con le chele fuori dal piatto. Con le... Sole di scampi. Sole di scampi. No. Scampi in jacuzzi. Lo facciamo così, guardate, proprio ad innaffiare tutto. Yeah. La ricetta che c'era online voleva il curry anche. Si pensa che questo voleva fare gli scampi alla Obatti col curry. Io non l'ho mai assaggiato. Chi è che l'ha scritto questa ricetta? E c'è online. Io vado? Io ho cercato di boicottarlo. Ah, ci vediamo anche la felpa. Ma cosa siete, della Dark Polo Gang? Triplo 7, Roma 100. Assaggio uno? Ma così? Cioè... Sì, proprio alla brutta. Bello. Non vuole sbrodolarsi. Mmm, è buonissimo. Io me lo puccio qua nella salsetta. È una bomba. Molto buono. Okay. Dimmi se che sono così, Lello. No. Lello è sincero. Qualcosa di aggiungo. Troppo limone?
C'è troppo limone, ragazzi. Oh, ma ti piacciono o no? Buoni, buoni. Se avete la vera ricetta di Obatti, esatto, scrivetela nei commenti. E iscrivetevi al nostro canale, ovviamente. Se non ce l'hanno, date Obatti. Se ve lo potete permettere. Esatto. Magari ci trovate pure Lello. Ciao, ragazzi, alla prossima. Vado avanti.